pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Eccoci nuovamente insieme, pronti a occuparci oggi di uno splendido cinquantenne, 51enne per la precisione, ovvero Lorenzo Cherubini in arte giovanotti, più attivo che mai. Basti pensare che lo scorso 25 giugno si è esibito nella mitica arena di Wembley in Gran Bretagna con uno spettacolo innovativo che di fatto ha aperto il suo tour 2018. Offrirò un grande spettacolo gioioso, aveva detto alla vigilia, sono entusiasta di condividere la mia musica con tutte le persone che si uniranno a noi durante il mio tour live Lorenzo 2018. Stiamo lavorando sodo per fare qualcosa di straordinario, farà impazzire, questa è una promessa. E questa appunto era la premessa e promessa poi mantenuta alla vigilia dell'esibizione inglese davanti a 4.000 spettatori. Quanto alle date italiane, non poteva mancare ad esempio Milano oltre 4 luglio, dopo però aver presentato il videoclip ufficiale del singolo Viva la Libertà, nel quale compare anche la campionessa di fioretto Bebe Vio, oro ai Giochi Paralimpici di Rio 2016. La Vio è protagonista nella parte finale del video, ambientato al Palaeur di Roma, e a proposito di lei, Jovanotti ha dichiarato in una intervista che le piace ciò che Bebe Vio incarna, ovvero un'idea di libertà e di coraggio, di forza e di determinazione, per questo la scelta è ricaduta su di lei. Altra novità, il singolo affermativo, anche questo tratto dall'ultimo album e che ha già ottenuto ottimi riscontri. Fin qui l'estate 2018, ma oggi vogliamo rituffarci nel passato dell'estate 1992, ovvero il titolo di una canzone che ricorda ad esempio l'Europa Unita, le vacanze di Jovanotti, ragazzo spensierato ma come lui di tanti altri. Estate che fa rima in questo caso con amore, viaggi, vacanze, Rimini, Riccione. Naturalmente è un brano uscito proprio in quell'anno, faceva parte dell'album Lorenzo 1992, lo stesso fortunatissimo che conteneva anche delle hit come Non m'annoio e Ragazzo fortunato. Testi e musiche erano dello stesso artista, salvo poche eccezioni, proprio come per Estate 1992, che vede anche le firme di Michele Centonze e Augusto Martelli. Nella canzone, che è di ritmo pop rap, si ricorda anche Cristoforo Colombo nell'anniversario della scoperta dell'America, così come si parla, si citano temi come la mafia, il razzismo, l'AIDS e la guerra, ma anche il silicone destinato a modificare le forme, soprattutto femminili, ma non solo. Il 1992 per Jovanotti è l'anno anche del primo cambiamento segnato dall'uscita dell'album, come detto Lorenzo 1992, un disco nuovo con pezzi strumentali e testi più maturi rispetto all'esordio e al rap dei primissimi anni. Quel ragazzo che riempiva i locali, insomma, in quell'anno ha iniziato a riempire anche i palazzetti dello sport, e non da solo ma insieme a Luca Carboni, con un tour piuttosto a sorpresa, nato sembra da una telefonata e poi da una stretta di mano, quanto di successo. Carboni era già un cantante ampiamente conosciuto, mentre Jovanotti era sulla rampa di lancio, e sicuramente dopo quel tour prese il volo. 8 le date, tutte da sold out, dei due artisti insieme che cantavano brani più melodici, per esempio Luca Carboni, e più rap, quelli di Jovanotti. Insomma un mix vincente che poi è proseguito con un altro rap tour di Jovanotti messo insieme tra la fine del 1992 e l'inizio del 93.